Il miracolo della spina, atteso il prodigio del sanguinamento della spina che trafisse il capo di Gesù, che già era avvenuto il 2005. 25 marzo ed il Venerdì Santo. Quest'anno coincidono tradizione popolare e prova di fede. Dopo 73 anni, nel 2005, le due date coincisero nuovamente: il miracolo della sacra spina, che trasuda sangue, gelosamente custodita nella cattedrale di Andria, si compì ancora una volta tra lo scetticismo generale. Adesso cresce l'attesa in città e nell'intero territorio per il prodigio visto. Quello che è successo nel 2005 sarà visibile ora nuovamente solo nel 2157. È un evento più unico che raro che ripercorreremo ogni giorno in avvicinamento facendo un passo alla volta nella storia che ha segnato questo importante avvenimento tra fede e tradizione. Nel quinto giorno della settimana santa, infatti, la sacra reliquia nella storia ha ravvivato le chiazze di sangue, ordinariamente pallide e secche, presenti sulla superficie. Nel 2005, tuttavia, la sacra spina assunse una conformazione ricca di peluria con una gocciolina di sangue che tentò di fuoriuscire prima di rientrare all'estremità. Un prodigio diverso dal solito che, nel ricordo del 1932, l'ultima volta in cui la sacra reliquia aveva compiuto il miracolo, era ormai affidato a pochi superstiti di quel periodo. La spina appartenuta alla corona che fu posta sul sacro capo di Gesù di Nazareth ha manifestato 13 volte il prodigio a partire dal 1633, la prima data in cui un atto notarile attesta il reale avvenimento del fenomeno. La corona di spine è stata negli ultimi anni divisa e dispersa in tutto il mondo, da Costantinopoli alla Francia, ma poche sono le reliquie esistenti di cui è possibile con certezza affermare l'originale provenienza. Quella conservata nel capitolo di Andria ha una storia molto travagliata, ma notevoli storici e canonici come Monsignor Merra, vescovo di San Severo, nei primi del Novecento, ne hanno attestata la reale autenticità con studi dettagliati e precisi. Le rivelazioni storiche riportano la sacra spina donata ad Andria nel 1308 da Beatrice d'Angiò, figlia del re di Sicilia Carlo II, come ricompensa ai cittadini andriesi per la coriacea fedeltà dimostrata a Sovana. Di particolare interesse è la rivisitazione dei vari prodigi della Sacra Spina, conservata in un ostensorio originariamente ricco e finemente elaborato. Ne segue la reliquia riaccesa alla smarrita adorazione popolata, con il miracolo conciso sempre con particolari situazioni riguardanti la città e il comprensorio. Nel 1842, per esempio, sulle macchiane di sangue sbocciarono dei piccoli fiorellini di colore argenteo, come celebrazione dell'avvenuto recupero della sacra spina dopo il furto avvenuto nel 1799. Attendiamo anche quest'anno il prodigio. Fine.